Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, per tutti quelli che se lo stessero chiedendo, no, non sono nella mia postazione, sono in vacanza, quindi chiedo scusa se la qualità non è proprio al 100%. Oggi parliamo di tante news di Fortnite perché sono arrivate delle informazioni incredibili per quanto riguarda il Fortnitemers, quindi l'evento di fine mese, ma parleremo anche di nuove collaborazioni, di nomination per Fortnite e di un sacco di leaks super interessanti. Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator Xuderone. Grazie mille ragazzi per il vostro sostegno, mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news. E allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e si tratta di Travis. Il nostro Travis, ragazzi, ovviamente Travis Scott, che ritorna in qualche modo a fare parte di Fortnite per i fan, quelli proprio più sfegatati, si saranno resi conto che da adesso nella stazione radio di Fortnite, quando prendete un veicolo, è presente la nuova canzone che è appena uscita del nuovo album. Quindi tanta roba, come sempre Fortnite mantiene bene i rapporti con i cantanti che hanno fatto delle collaborazioni e per appunto tutti i fan di Travis, nuova canzone disponibile. Andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono invece delle grandi novità sulla nuova Helicarrier POI, quindi il POI ovviamente è il Point of Interesting, quindi una nuova location di cui già vi avevo parlato nei video precedenti che starebbe ad indicare il nuovo Helicarrier. Che cos'è l'Helicarrier? Praticamente è la nave, quella ad esempio di Spawn, quella appunto dove in pre-lobby siamo tutti pronti a buttarci nella mappa. Abbiamo proprio delle immagini e come vedete sarà esattamente sopra le industrie di Tony. Questo ci fa pensare un sacco di cose, che potrebbe esserci innanzitutto un collegamento con Tony Stark. Come sapete ragazzi, Tony in questa season sta veramente facendo tante cose che stanno un po' modificando il gameplay, partito dal cerchio creato dai Rift Beacon, che appunto hanno portato nella mappa le varie location piccoline all'inizio e poi quella enorme gigantesca isola con tutte le sue industrie. Sappiamo anche che Tony sta per modificare l'autobus della battaglia, inserirà appunto il 2.0 e da adesso sappiamo che potrebbe avere a che fare anche con il nuovo Helicarrier. Quindi come vedete è davvero enorme, ora forse ce ne rendiamo bene conto in questa immagine, staremo a vedere. Qualcuno diceva addirittura che si potrebbe iniziare con una lobby spezzata in due grandi fazioni, quindi 50 su un Helicarrier, 50 sull'altro Helicarrier e poi tutti ovunque nella mappa. Sinceramente non lo so ragazzi, è solamente una supposizione, ma staremo a vedere. Andiamo avanti a parlare con il prossimo argomento di oggi perché queste sono le immagini finalmente ufficiali e già potete trovare in game se vi recate nel magazzino appunto di Iron Man, di Tony Stark, il bus della battaglia 2.0. Ci sono veramente delle modifiche super evidenti, questa immagine ce le fa capire davvero bene, un sacco di nuovi aggeggi sono stati aggiunti alle fiancate, le ruote sono completamente diverse, addirittura sembrano spaziali e poi in alto c'è proprio un mega reattore. La domanda che tutti ci facciamo ovviamente è perché Tony ha deciso di modificare l'autobus della battaglia, cosa vorrebbe farci? Alcuni dicono che lo voglia utilizzare per trasportare la gente nelle altre season di Fortnite, quindi utilizzare lo Zero Point, il Rift, un pochettino quello che vi pare, per trasportarli magari nella prossima season. Altri invece vorrebbero semplicemente che la collaborazione Marvel terminasse alla fine di questa season e si ritornasse un pochettino più alla normalità, riportando Fortnite in una variante un po' più old style. Sinceramente mi trovo d'accordo con questa seconda affermazione, quindi staremo semplicemente a vedere quali saranno gli sviluppi per il nuovo bus della battaglia. Andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché abbiamo delle immagini, in realtà un elenco di
tutte le nuove LTM che stanno per arrivare nel Battle Royale. Non abbiamo le icone, ma sappiamo che arriverà la Air Royale, arriverà la Solid Gold, e la Solid Gold dovrebbe essere anche in squad e in duo, mentre per la Air Royale dovrebbe essere solamente in singolo. Tra l'altro sono felicissimo che stia tornando quella modalità. Tornerà anche la One Shot LTM e abbiamo anche una nuova informazione per quanto riguarda i nuovi tornei infrasettimanali di Fortnite. Decideranno di fare qualche torneo però nelle varianti LTM. È già una cosa che era in cantiere da un bel po' ed è secondo me una bellissima idea, quindi mercoledì sera torneo classificato di Solid Gold in duo, bellissimo nel senso, oppure venerdì sera torneo in singolo solo cecchini. Secondo me è una bella informazione, una bella introduzione, tra l'altro, che migliora sicuramente l'ambito competitive del game e porta un bel po' più di vento di aria fresca. Andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi, ragazzi, perché è nomination di nuovo per Fortnite. Per chi non lo sapesse, anche l'anno scorso, tra l'altro aveva pure vinto se non ricordo male, è stato nuovamente nominato per il Golden Joystick 2020 in tre categorie: il Best Gaming Community, quindi la migliore community su un videogioco, lo Still Playing, dovrebbe essere il metodo di gioco, e il Best Esports Game of the Year, quindi il miglior esports game dell'anno. Ora, a livello di esports, Epic Games Fortnite ci sta abbastanza. Dovrebbero, secondo me, come sempre, dare un pochettino più di considerazione a determinate cose che accadono appunto nel competitive, e devo dire che lo fanno, tipo hanno eliminato, se non ricordo male, i paracadute, hanno tolto le boogie bomb, quindi ci sta. Adesso Best Gaming Community o non lo so, nel senso, comunque staremo a vedere quando ci saranno le estrazioni se riuscirà a fare una doppietta e portarsi a casa anche quest'anno il Golden Joystick. E arriviamo, ragazzi, all'ultimo argomento di oggi, perché ci sono, come vi avevo già anticipato, delle grandi informazioni sul Fortnitemers, quindi sull'evento di Halloween che oramai a fine mese si dovrebbe presentare su Fortnite. Arriva una notizia davvero incredibile da una fonte molto attendibile che ci dice che durante il Fortnitemers troveremo in giro nuovamente Mida. Mida avrà uno Gold Scar, quindi uno Scar d'oro, e probabilmente placeholder, probabilmente avrà una card per aprire un Vault, non sappiamo assolutamente dove e quale. 100 punti salute, 350 di shield, quindi tanta roba in ritorno di Mida. E dovrebbero arrivare anche i Ghostly Ghost Henchmen, quindi nuovi scagnozzi, probabilmente appunto a supporto di Mida, che avranno una R, un pump, una mitraglia, oppure avranno il Pumpkin Launcher, quindi il lanciazucche, la mia arma preferita in assoluto su Fortnite. Insomma, ragazzi, le news anche oggi sono tante. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, mi raccomando lasciate un bel like, iscrivetevi ai miei canali, e a me mi trovate alle 8 in live su Twitch. Ciao!